È tempo di bilanci dopo una settimana davvero speciale che si è aperta lunedì con l'ultimo decisivo vertice nella sede elettorale di Alessandra Todde in Piazza Garibaldi con il Partito Democratico. Guadagnato il via libera, la Presidente ha limitato le ultime difficoltà e definito le restanti incertezze sull'assegnazione delle 12 deleghe assessoriali. Martedì alle 11 prende la parola il consigliere anziano, il socialista Lorenzo Cozzolino, aprendo di fatto i lavori della 17ª legislatura regionale. A ritmo travolgente giurano 60 consiglieri. La Presidente presenta all'Aula la sua squadra di governo e si va al voto per l'elezione del Presidente dell'Assemblea. Come ampiamente previsto, viene proclamato con 42 preferenze il coordinatore regionale del Partito Democratico Piero Comandini. 9 sono i voti in favore dell'opposizione di centrodestra, 3 le schede bianche di qualche scontento della maggioranza. Prende la parola Comandini e sono applausi per la chicca del pubblico ringraziamento al leader dell'opposizione Paolo Truzzu. Alle 13 sono tutti a casa ed è certificato il record assoluto nel percorso procedurale. 48 ore dopo è già tempo della prima riunione della nuova giunta a Villa Devoto. Sul tavolo le decisioni più urgenti con la nomina del segretario generale della presidenza nella persona di Armando Lorusso. Poi la conferma della data delle prossime elezioni amministrative che interessano Cagliari, Sassari, Alghero ed una ventina di piccole realtà comunali per il secondo fine settimana di giugno in concomitanza con la chiamata alle urne per le europee. L'emergenza sanità e la difficile moratoria per l'energia green sono all'ordine del giorno. Subito dopo i 12 assessori sono già al lavoro ed inizia lo spoil system con il siluramento della potente direttrice generale dell'ASPAL, azienda regionale per il lavoro, Maika Aversano, troppo legata al mondo sardista per essere confermata. Ma c'è chi, come la direttrice generale dell'Ares, l'azienda regionale della salute Anna Maria Tomasella, chiamata in Sardegna da Christian Solinas per sostituire Massimo Temussi, il giorno dopo le elezioni ha pensato bene di dare le dimissioni. Avanti i prossimi, le prossime.